vorrei partire proprio questo dibattito, visto che abbiamo appena visto anche un documentario, abbiamo appena visto alcuni documenti, vorrei partire da Giulietto Chiesa. E parto proprio da questa situazione europea, da questa incapacità di garantire quella pace del dopoguerra, che è un obiettivo, anzi direi forse l'obiettivo per cui i padri costituenti dell'Europa hanno pensato all'Europa, alla pace e ad un nuovo soggetto che potesse garantire la collaborazione tra i diversi stati. Qualche mese fa sul Washington Post Henry Kissinger, non comunista pertanto, ha sottolineato come la politica di Obama sull'Ucraina fosse una politica del tutto incapace, di rivelarsi una totale incapacità. Ha scritto, io cito le parole dirette di Kissinger, l'Occidente deve capire che per la Russia l'Ucraina non potrà mai essere solo un paese straniero. L'Europa intende essere qui di fronte a un'assemblea così numerosa dove vedo sicuramente non solo molte donne, ma molte donne ucraine. È importante che ci sia questo dialogo. L'Europa, come già diceva adesso Laura, è fortemente impegnata in questa vicenda. A mio giudizio è impegnata nel modo sbagliato, gravemente sbagliato. L'Europa ha creato una situazione dalla quale l'Europa stessa non potrà uscire. La prima questione chiara, basta guardare i numeri, è questa. L'Europa non può pagare il debito dell'Ucraina. E questo è un grosso problema, perché se l'Europa non può pagare il debito dell'Ucraina, tutto il resto diventa molto, molto difficile da gestire. Le promesse che sono state fatte da 34 dirigenti europei, che sono andati a parlare sulla Euromaidan, dicendo andate avanti, che noi poi vi aiuteremo, non possono essere mantenute. L'Europa non ha né la forza, nella capacità, nella linea politica per risolvere i problemi dell'Ucraina. E quindi qualcuno dovrà cominciare, come chiede di fare Kissinger, a fare i conti. Chi ha deciso questa linea europea verso l'Ucraina? Pandora TV, avete visto, noi abbiamo pubblicato in tutti questi mesi molte cose che si possono vedere e ascoltare. Abbiamo pubblicato per esempio il discorso del senatore John McCain, che nella Euromaidan ha detto andate avanti fino in fondo, noi saremo con voi, aspettiamo, anzi siano gli ucraini ad aspettare che arrivino gli Stati Uniti con voi. Poi è venuto Obama e ha detto non prendete più il gas alla Russia, ve lo diamo noi il gas, ce lo daranno. Ve lo daranno, forse, una parte, ma non lo daranno il gas all'Europa, perché l'Europa ha bisogno del gas russo. E senza il gas russo si ferma l'Europa nei prossimi 5, 6, 7 anni. E che facciamo nel frattempo? E come facciamo ad andare avanti le fabbriche? Non parlo delle fabbriche ucraine, parlo delle fabbriche europee. Come facciamo ad andare avanti? Noi abbiamo 500 milioni di europei che per la metà si scaldano con quel gas. Che facciamo? Allora rispondo alla tua domanda. La Russia è un altro nemico? Parlo degli europei. La Russia non è il nostro nemico, la Russia è il nostro partner obbligato. La Russia è il nostro partner obbligato. Voi potete, chi qui non è d'accordo può pensarla come vuole, ma ci sono i numeri e ci sono le cifre. E quando io dico che la Russia è il nostro partner obbligato, lo dico perché ci sono i numeri. La Russia è il nostro Noi qui siamo in un paese democratico che si è guadagnato la democrazia con la resistenza. E quindi è venuto
per ascoltare e poi, se richiede qualcuno, per replicare. Allora, quello che io sto semplicemente cercando di spiegare è che noi stiamo entrando in una situazione di alta drammaticità, ed è questo il punto che io volevo sottolineare. Io ho già scritto, ho già detto ripetutamente che ritengo che siamo all'inizio della terza guerra mondiale. Lo ribadisco perché ne sono convinto. Una guerra mondiale non nasce in pochi minuti, non si decide in un attimo. Le guerre mondiali, le prima e la seconda guerra mondiale, si sono preparate nel corso di un decennio, l'una e l'altra. Noi siamo all'inizio di questo processo. Quando avverrà, se avverrà, non lo so, ma vedo i segnali. Per esempio uno, le elezioni di medio termine negli Stati Uniti d'America, che si sono concluse la scorsa settimana, hanno visto la vittoria dei repubblicani. Il presidente Obama di fatto non ha più nessuno strumento di azione a 2 anni dalla fine del suo mandato. Chi comanda oggi negli Stati Uniti sono i repubblicani, i neocon. Dobbiamo sapere che negli Stati Uniti sono al potere dei reazionari, il cui scopo è quello di imporre il dominio degli Stati Uniti d'America nel XXI secolo, tutto intero. Hanno scritto un documento intitolato The New Project of the New American Century, traduzione in italiano, il progetto per il nuovo secolo americano, si riferiscono a questo secolo. Questo vogliono fare questi signori. È lungo discutere perché. Io ho scritto molte cose, ho scritto anche un libro per spiegarlo, ma quello che vediamo oggi è esattamente questo. Gli Stati Uniti d'America hanno cominciato la terza guerra mondiale attaccando la Russia attraverso l'Ucraina. Questa è la mia interpretazione. Voleva intervenire e anche la signora. Allora, raccolgo tutte e 3 le domande, se vi avvicinate, e poi lasciamo rispondere. E c'era anche, se vuole avvicinarsi, grazie. Io mi chiamo Alatina, mio padre è russo, mia mamma è moldava. Ho i parenti in Ucraina, con mio parente in Romania, e allora non potrei mai essere sì di una parte o di un'altra. Ma soltanto vorrei fare domanda a tutte le nazionalità che sono integrate in Italia. Perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica siamo venuti tutti qui? Perché abbiamo lasciato i nostri paesi e siamo andati via? Non è vero. Non hanno rovinato la Russia, siamo stati noi a rovinarci da soli. E perché? Ucraino, non ho mai sentito uno mi ha dato buongiorno in lingua russa.
che siamo capiti noi tra le nazionalità, ma non che è stata imposta. Perché se io parlavo con armeno, non potevo parlare in altra lingua se non in russo. O se parlo con un ucraino, se lui mi dice parole in ucraino e non le capisco perché sono moldava, allora dovrei parlare in qualche lingua. Allora è stata la lingua russa. Io ho finito, diciamo, ho studiato le lettere, lingua moldava, ma parlo russo. Mi capisco con la gente di altri paesi, sì, Azerbaijan, sì, Tagikistan, anche con voi ucraini. Perciò io non lo so perché voi dovete protestare contro la Russia, contro i cittadini, perché loro non ci fanno loro la guerra. E poi ci prendiamo la guerra, è un business. Secondo me dovete capire prima di parlare tutte le conseguenze che porteranno, e tu perché sei giovane ancora e non hai vissuto la caduta di Unione Sovietica e non sei stato in fila per prendere un litro di latte dalla mattina dalle 6, va bene? Сергій Костянченко, вчителька італьяна і політична Україна, шінцята кампус торико-культурної. Потати коза деріпатіна на м'явому. Così? Benissimo, benissimo. Потати коза деріпатіна, ма натуральмент абіамо тутті ліміті ді темпо. Варі тонаро на тімо ай дискорси прецеденті. Qual è stata la morale di tutta la favola che abbiamo sentito qui? La Russia è grande, la Russia ha il gas, quindi inchiniamoci tutti alla Russia perché ci serve il gas. Perché dipendiamo dalla Russia perché ha il gas. E l'Ucraina è la bambina cattiva e bellata perché non ha il gas. Ecco, e tutto gira attorno a questa questione. Signori, non solo la Russia vende gas a voi, voi la pagate. Anche la Russia dipende da voi perché le pagate il gas. Quindi la dipendenza è reciproca, non vedo dove sta il problema. E se per caso la Russia non volesse venderlo, non credo che ci sarà una situazione del genere perché deve vendere. Il gas non venduto è solo un gas, non è più il potere. Inoltre, per quanto riguarda l'uscita della NATO, benissimo, se i italiani voteranno per l'uscita della NATO, che problema c'è? Saranno una scelta. Ma vorrei ricordare una cosa, nel 1918 gli ucraini, dopo la rivoluzione d'ottobre, hanno proclamato il loro Stato indipendente. E il primo governo ucraino è stato talmente infantile e ingenuo, aveva sciolto subito tutte le forze armate. Ecco, siamo già in pace. Gli ucraini sono tutto pacifici. I bolscevichi sono venuti subito e è cominciato il bagno del sangue che è durato per tanti, tanti decenni e prima ha durato anche per secoli. Questo per voler dire. Per quanto riguarda invece le questioni dell'Ucraina di oggi, purtroppo ho sentito qui in Italia tante bugie riguardo l'Ucraina, ma la maggior parte dei giornali scrive le cose del tutto neutre e obiettive. Quindi tutti i giornali, nel Corriere della Sera, la stampa, scrivono più solito per quello che c'è. Perché lo scrivono? Perché hanno i giornalisti che sono stati in Ucraina, hanno visto quello che gli era successo, hanno partecipato ai Maidan, hanno visto i Maidan e hanno capito che non si tratta di una cosa pagata dagli americani, ma si tratta di una cosa che viene dal dentro della mentalità ucraina. L'Ucraina, vorrei ricordare con pacatezza, è indipendente da 23 anni. Qualcuno può citarci momenti in cui l'indipendenza dell'Ucraina è stata impedita? In particolare dalla Russia, a me non risulta. Da 23 anni l'Ucraina è indipendente, è tanto indipendente. Io sono stato molte volte in Ucraina, vorrei che lo sapessi questi anni, dopo la vostra indipendenza. Quindi conosco molte cose, ci sono stato, le ho viste con i miei occhi, ho parlato. Quindi non è che sono proprio disinformato. Io questo paese lo conosco da molto tempo. E siccome parlo russo, ho anche molte informazioni di questo paese. Che mi viene non solo dai russi, ma dagli ucraini che parlano russo, che sono moltissimi, quasi tutti i miei amici ucraini parlano anche russo, quindi ho molte informazioni di greco-romano.
quindi non vanno per sentito dire. Allora, l'Ucraina è indipendente da 23 anni ed è tanto indipendente che in tutta la zona del Donbass la frontiera non c'è ancora. Cioè, la colpa dei russi se in questi 23 anni non avete neanche costruito il filo spinato, non c'è il filo spinato, non ci sono i posti di frontiera qua e là, ma naturalmente tutto il resto è libero. E dimostra, secondo me, come in questi 23 anni la Russia vi è stata addosso. La Russia non ha neanche costruito neanche lei la frontiera, e voi non l'avete costruita. Questo dimostra che sostanzialmente le relazioni sono state buone in questi anni. Almeno i 10 italiani che incontrate e scoprirete che non ne sanno nulla. Della strage di Odessa, i giornali italiani hanno riferito esattamente tre cose. Primo, c'è stato uno scontro, non si sa tra chi e chi. Secondo, c'è stato un incendio, non si sa da chi e chi. Terzo, sono morte alcune persone. Questo è quello che hanno detto tutti i giornali italiani e tutte le televisioni italiane. Impossibile sapere che cosa è accaduto sulla base di quelle informazioni. Quindi su questo sappiamo benissimo come vanno le cose in Italia. L'informazione è totalmente, totalmente deformata. Per questa ragione io ho messo in piedi ancora più di secondo, questioni politiche, non personali. Per me la Russia non è un nemico. Per molti di noi la Russia non è un nemico. Io credo che per la maggior parte degli europei la Russia non è un nemico. Lo è per i nostri governanti. Per i nostri governanti italiani, tedeschi, francesi, eccetera. Ma non credo che i nostri governanti rappresentino in questo momento la maggioranza della popolazione italiana. Questo lo dico per grande convinzione e per conoscenza, perché noi viviamo con la Russia da decenni, giustamente è stato detto, la Russia ci vende il gas e noi glielo paghiamo. Noi siamo interessati ad avere il suo gas, anche perché non ne abbiamo in alternativa a sufficienza, quindi siamo ovviamente interessati, e lo paghiamo. La Russia ci vende il suo gas ed è molto contenta di essere pagata da noi. Quindi la Russia è interessata a vendere e noi siamo interessati a comprare. Nessuno si inchina di fronte a nessuno, noi non ci inchiniamo di fronte a loro e loro non si inchinano di fronte a noi. Questo si chiama mercato. Nel dire che qui c'è stata una oppressione dopo, naturalmente io dico, dopo l'indipendenza, in questi 23 anni. Certo, c'è una storia molto brutta, certo lo so. C'era una storia molto brutta prima, c'è stato il bolscevismo, ci sono state molte gravi contraddizioni. Adesso l'Ucraina, come sappiamo, è passata ripetutamente da un paese all'altro. C'è stato il patto Molotov con Ribbentrop che ha diviso l'Ucraina. Io queste cose le so, ma la questione è che dobbiamo vivere soltanto con questo odio che è stato peraltro, devo dire, fortemente, sistematicamente coltivato da tutti e quattro i presidenti ucraini che voi ucraini avete eletto. Non i russi. Kuchma è stato uno dei distruttori dell'Unione Sovietica ed è stato eletto da voi presidente. Poi sono venuto Kuchma, l'avete eletto voi, poi è venuto Yushchenko, l'avete eletto voi, e poi è venuto Yanukovych, l'avete eletto voi. Non potete accusare la Russia di aver creato quei quattro presidenti, li avete creati voi. Quindi tenete conto delle vostre responsabilità. Mi pare che sia normale, ma soprattutto anche noi abbiamo fatto la guerra con la Germania nel 1945, ma non viviamo con il ricordo della guerra con la Germania, abbiamo fatto l'Europa con la Germania. Quindi potete dire che c'è stato il 1918, perché se ragionavamo sulla base del 1918 noi non saremmo di Europa. E invece noi che abbiamo fatto la guerra con la Germania, la Germania ci ha fatto la guerra e ha distrutto mezzo paese, e noi invece abbiamo fatto l'Europa unita anche con la Germania. Quindi io credo che sarebbe più giusto, logico, nel vostro interesse, nell'interesse degli ucraini, mettersi in pace, se possibile, nei limiti del possibile. Quindi io dico, ma volete scegliere? Se voi volete scegliere di considerare la Russia il vostro nemico, io suggerisco di non farlo,
perché la Russia sarà sempre lì, comunque, lì, non la sposti la Russia, è un gigante, è certo che è un gigante. Al vostro, ai vostri confini, ragionate, vi serve un gigante nemico o è meglio avere non un gigante padrone, cosa che io non propongo minimamente, non lo vorrei neanche io la Russia come padrone, ma un amico sì, non padrone ma amico, credo che sia nell'interesse dell'Ucraina, questo è quello che io credo e propongo senza tante polemiche inutili. E anche lì, questo discorso che ho sentito, le guerre della Russia in questi anni, ma quali guerre? Ribadisco, la guerra di Armenia, ma l'ha già detto la signora, non c'è stata nessuna guerra di Armenia, la Russia non ha fatto la guerra né all'Armenia né all'Azerbaigian, c'è stato il Nagorno-Karabakh, dove il Nagorno-Karabakh si è ribellato, ma un istante, non si nervosisca, qui ci sono i documenti storici, non c'è bisogno di agitarsi. Il Nagorno-Karabakh, dove io sono per una delle guerre che ho visto negli occhi, si è ribellato all'Azerbaigian e ha voluto diventare indipendente, dopodiché l'Armenia ha aiutato il Nagorno-Karabakh a diventare indipendente, un problema tra due delle ex repubbliche dell'Unione Sovietica. La Russia qui c'entra poco o niente, non c'è stata una guerra di Armenia. Non c'è stata nessuna aggressione al Kazakhstan, è la prima volta che sento parlare di un'aggressione russa al Kazakhstan, non mi risulta. La Cecenia è un altro colore, nel senso che la Cecenia è stata una guerra interna alla Russia. Ho un momento, vengo anche la Georgia, la Francia, ma anche lì ci sono stati casi. Vi posso dire che qui ne so meglio di lei, perché io sono stato il primo giornalista che è arrivato a Schivari. Quando la Georgia nel 1991 bombardava l'Ossetia del Sud. Io sono testimone diretto, ho scritto, ero corrispondente della stampa. Come? Vivo stranamente. Non sente niente? Vivo stranamente. Sfortunatamente per lei, forse, ma io sono tranquillo. Quindi di queste cose parlo, ma per un minuto ci arrivo perché è condizione del tempo, non ci ho sentito dire che c'è stata la guerra di aggressione al Kazakhstan, io mi domando, ma dove mai c'è stata una guerra di aggressione al Kazakhstan? Non la vedo, quindi già due guerre non le ho viste, adesso veniamo alle due questioni. La guerra di Cecenia c'è stata, sì. Chi l'ha cominciata la guerra di Cecenia? L'ha cominciata con Nikolaevich Jeltsin, il quale è stato un quisling che ha venduto la Russia agli americani, in questo caso proprio letteralmente. Ci ho scritto un libro, si chiama Prashaya Siria, e guarda, l'ho pubblicato anche in russo, quando Yeltsin era ancora presidente, pubblicato in russo, dove dico che Yeltsin ha venduto la Russia agli americani. Nessuno mi ha arrestato. Qui la domanda è, sei ancora vivo? Sì, sono ancora vivo, nonostante questo, l'ho scritto in russo questo libro. Quindi la guerra di Cecenia l'ha cominciata un quisling, se non sapete che cos'è andate a vedere sul vocabolario, che ha venduto la Russia agli Stati Uniti d'America quando l'Unione Sovietica è finita. Ha cominciato la guerra e poi l'ha continuata a lungo fino a che è stato sconfitto perché ha perduto quella guerra. E mi ricordo però una cosa molto importante che è bene che la ricordate tutti, anche lì perché ero testimone. Quando Bill Clinton venne a Mosca e si abbracciò di fronte a tutte le televisioni con Boris Yeltsin, che era presidente degli Stati Uniti. Boris Yeltsin stava facendo una guerra in casa sua, ma lui lo abbracciò, anzi risero insieme in una grande conferenza stampa. Quindi l'Occidente sulla guerra di Cecenia è stato zitto perché Yeltsin è l'amico dell'Occidente. Quindi io non scuso minimamente la Russia, ma c'è una differenza. La Cecenia, anzi l'argomento fu usato allora, fu questo. Noi comprendiamo la situazione perché si tratta del problema dell'unità della Russia. E quindi siccome comprendiamo, massacrate pure i ceceni come avete fatto. Bene, poi è vero, l'ha continuata anche Putin, ma Putin non l'ha cominciata, l'ha finita la guerra di Cecenia. Ed era comunque una guerra interna alla Russia, non una guerra di espansione. Io, nella mia introduzione, ho detto che non mi risulta che la Russia abbia conquistato un solo centimetro quadrato di terra dopo la fine dell'Unione Sovietica, se si accetta la Crimea, ma ho già spiegato anche cosa ne pensavo. Infine, la guerra di Georgia. Ah, ma
ma quello di oggi è un bellissimo esempio. Anche lì conosco bene la situazione, perché in Ossetia del Sud, in Abkhazia, sono stato molte volte. L'Ossetia del Sud è un paese che si è costruito sulla base di una dichiarazione di indipendenza. La Georgia non vuole riconoscere questa indipendenza e dopo aver resistito per lungo tempo con il freno tirato, quando gli americani gli hanno detto andate avanti, il signor Saakashvili ha attaccato l'Ossetia del Sud e ha bombardato Skhivan, uccidendo circa 1000 persone nello spazio di un giorno e mezzo. E i russi sono intervenuti, sì, ma dopo aver subito 98 morti, perché i russi avevano il contingente militare a Skhivan ed era lì il contingente militare russo in perfetta legalità, perché le Nazioni Unite avevano riconosciuto alla Russia il ruolo di peacekeeping sul territorio. Guardate, ministro, adesso la Russia vuole conquistare la Georgia e invece le truppe russe si trasformano a Gori e ritornano indietro. E la Georgia è ancora indipendente e quindi non c'è stata nessuna conquista, diciamo, di territorio russo. Semplicemente la Russia ha fatto, dopo questa guerra, una cosa giusta, e cioè per impedire alla Georgia di nuovamente fare un'altra guerra, ha riconosciuto l'indipendenza dell'Ossetia del Sud. Quando si dice che la Russia ha conquistato questi territori, si dice una cosa completamente falsa, mi dispiace. L'Ossetia del Sud parla una lingua che non è il russo. L'Abkhazia parla una lingua che non è né l'osseto né il russo, non è neanche il georgiano. Sono popoli diversi che stavano sotto il dominio dell'Unione Sovietica, ma quando l'Unione Sovietica è finita si è spaccato tutto e hanno deciso di rimanere per conto loro. Ma non è la Russia che guida l'Ossetia del Sud e non è l'Abkhazia, non è la Russia che guida l'Abkhazia. Quindi anche questa guerra di Georgia è stata raccontata con tutta la falsità dai media occidentali, dicendo che la Russia aveva aggredito. Non è vero, c'è stata una commissione speciale dell'Unione Europea nel 2009, circa 6 mesi dopo la fine della guerra, che ha riconosciuto che l'offensiva veniva dalla Georgia e che era stata la Georgia di Saakashvili ad attaccare per prima. Quindi questi sono i dati e li possiamo discutere. Questo è il quadro. Ci sono state altre guerre di aggressione, non mi risulta che c'è stata, come ho detto prima, una sistematica espansione dei confini della NATO per accercare la Russia. Questo lo sappiamo, l'abbiamo visto. Due questioni ancora. Io non ho mai detto che gli americani hanno comprato gli ucraini. Io non sono un razzista e non sono un nazionalista. Gli americani non c'entrano niente. Poveri americani. Gli americani sono delle vittime come noi, né più né meno. Sto parlando di quelli che governano gli americani, è un'altra questione. E non hanno comprato gli ucraini, hanno semplicemente ingannato gli ucraini. Semplicemente, molto semplice, non lo dico io, lo dice la signora Victoria Nuland, vice ministro degli esteri degli Stati Uniti d'America, la quale prima di Maidan, molto prima di Maidan, nel dicembre del 2013, cioè dell'anno scorso, ha detto al Press Center di Washington la seguente frase, aperto virgolette, perché qui non voglio citare per caso, ve la cito così com'è, aperto virgolette, noi abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare al popolo ucraino il futuro che merita, chiuse virgolette. La domanda che io faccio è, dove sono andati a finire questi 5 miliardi di dollari che gli americani, cioè la signora Victoria Nuland, hanno investito per decidere a Washington qual è il futuro che il popolo ucraino merita? E chi ha dato agli Stati Uniti il diritto di decidere da Washington qual è il futuro che il popolo ucraino merita? Questo è quello che voglio dire, e questi sono i dati. Poi abbiamo sentito le conversazioni telefoniche della signora Nuland, un ambasciatore americano a Kiev, quando lei, prima del colpo di Stato del 22 febbraio, diceva al suo ambasciatore, no, quello lì non va bene,
non va bene, non lo dobbiamo mettere nel governo, perché quello lì ci screta, stavo parlando dell'attuale sindaco di Kiev, dice vogliamo mettere, dobbiamo mettere a capo del governo Yatsenyuk, questa è una persona di fiducia. Questo l'abbiamo sentito, mi dispiace, voi potete anche scuotere la testa, ma io faccio il giornalista di mestiere e siccome queste cose le scrivo e mi pido la responsabilità di fronte a un tribunale, se qualcuno mi vuole fare causa, mi faccia causa. Io le ho pubblicate, quella conversazione è avvenuta, le voci sono state riconosciute, la signora Victoria Nuland, vice ministro degli esteri, Stati Uniti d'America, decideva prima del colpo di Stato che sarebbe stato il capo del governo ucraino. Quindi io sono molto d'accordo che voi difendiate il vostro interesse nazionale dalla Russia. Bravi, fate bene. Però suggerisco di difendere il vostro interesse nazionale anche dalla parte opposta, che invece ha dato molta prova di essere molto interessata a sapere chi guida e chi guiderà dopo l'Ucraina. La presa degli Stati Uniti, certo, gli Stati Uniti oggi decidono gran parte delle decisioni, non sono io che ho inventato la presenza del capo dei servizi segreti americani a Kiev nel pieno dello scontro Maidan, è stata pubblicata ed è stata riconosciuta dagli stessi americani, perciò ci andava a fare il capo dei servizi segreti americani, il capo della CIA, voglio dire, a Kiev, non ce l'aveva mandato Putin, ci ha dato il punto suo, no? Che ci andava a fare? Voglio dire, tutte queste cose le sappiamo, non è che le abbiamo scritte, e ripeto ancora una volta, se qualcuno ha le prove che io ho citato delle cose sbagliate, mi faccia causa e andiamo in causa e portiamo il documento. Molto semplice, io non ho paura di quello che ho scritto e sono pronto a riscrivere. Sono i dirigenti che hanno guidato l'Ucraina in questi anni, la signora Timoshenko, parlo di lei specificamente, che dice bisogna liberarci dei russi con la bomba atomica. Bene, allora se questi sono i dirigenti dell'Ucraina, Dio ci salvi, anzi, soprattutto Dio vi salvi a voi. Io vi faccio tanti auguri di pace, voi volete entrare, probabilmente molti di voi vogliono entrare nella NATO, accomodatevi. Stasera abbiamo cominciato a parlare e a discutere che invece noi ce ne vogliamo andare dalla NATO e ci rivediamo tra poco.